Una decina di giorni fa a Bozzolo si è tenuta la nona edizione del Festival Canoro denominato Canta Bozzolo, grande partecipazione di pubblico e grande dimostrazione di capacità artistiche da parte degli 11 concorrenti, come ha dimostrato anche la messa in onda di Cremona 1 domenica sera. A confermare il livello molto alto dei partecipanti, basti dire che la giuria, presieduta dall'attore romano Federico Perrotta, ha avuto difficoltà a scegliere i migliori, al punto di dover assegnare un terzo porto ex aequo a Andrea Bosoni e Deborah Bagnolati, mentre la vittoria, con il diritto di partecipazione gratuita alla Bottega del Suono del maestro Marcello Cirillo a Roma, l'ha ottenuta la veronese Elena Bertoli con uno scarto minimo su Giovanni Parpaglioni, giunto secondo. A distanza di 10 giorni si fanno già i progetti per la prossima edizione, che toccherà il 10° anno, e per questo meriterà una programmazione speciale. Nicola Scognamiglio e Fabio Negri, rispettivamente cuore e mente dell'evento, stanno raccogliendo idee e anche suggerimenti da parte di persone vicine al concorso, pensando di riuscire a programmare un'edizione in trasferta. Perché non immaginare infatti una serata cambiando per una volta destinazione e decidendo un ipotetico trasferimento in luoghi più grandi di Bozzolo? La piazza di Casalmaggiore, ad esempio, costituirebbe un ambiente straordinario non solo dal punto di vista estetico e architettonico, ma anche per la ripercussione e la risonanza che un festival come questo assumerebbe in una località molto conosciuta. Aumenterebbero gli spettatori, la fama, la risonanza ed evidentemente anche il numero degli sponsor disposti a leggere il proprio nome sotto il palco davanti al municipio casalasco a sostegno della manifestazione. Senza rinunciare ovviamente all'intitolazione originaria Canta Bozzolo e aggiungendovi semplicemente la dicitura in tour. Anche gli ospiti ovviamente avrebbero un peso e una notorietà maggiore considerando l'aumento dei fondi e degli stanziamenti a disposizione. L'edizione da poco conclusa ha dimostrato come il Canta Bozzolo sia uno spettacolo che piace alla gente, rimasta ad ascoltare per quasi 3 ore senza muoversi dalle sedie. Ecco perché non è utopia pensare ad una decima edizione in tour.